per punto Milan-Inter volata scudetto, punto per punto per quanto riguarda gli elementi. Sono tanti gli elementi che concorrono a fare vincere o perdere uno scudetto. La squadra, il pubblico, la società, l'avversario, eccetera, eccetera, eccetera. Li andiamo a vedere tutti e c'è una sorpresa finale. Chi vince lo scudetto? Uno va a fare un po' queste non è una simulazione, è davvero andare a vedere un po' quello che ci si aspetta da parte dell'Inter e da parte del Milan. Andiamo? Prima di tutto, ragazzi, mi piace solo per lo sforzo che faccio per voi, per lo sforzo di stare insieme. Sfondiamo il muro, non so di che cosa, mettete mi piace e vediamo che alla fine che risultato c'è sul mi piace. Iniziamo. Inter Milan, il pubblico, i tifosi. Io qua do 5 stelle a tutte e due squadre, perché l'amore, la passione, lo stadio pieno lo stanno dimostrando tutte e due le tifoserie. Non c'è grande differenza. C'è stato un esodo dei tifosi romani e milanisti a Roma, ci sarà l'esodo dei tifosi interisti a Udine, è uguale, io devo dire è uguale la passione, non vedo davvero nessuna differenza fra queste due, diciamo, grandi tifoserie. Si stanno, diciamo, sono pronte lì a stare vicino alla propria squadra entrambi. La società, quindi presidente, consiglio di amministrazione, dirigenti, tecnici, sportivi, eccetera, eccetera. Io qua ho dato un 5 stelle a tutte e due squadre anche qua, perché da un lato abbiamo Marotta, Zhang, Zanetti, sono vicini alla squadra, seguono la squadra, sono con Inzaghi, non c'è nessun problema, proprio sembra che tutti stiano lavorando per lo stesso obiettivo. Lo stesso vale per il Milan, i vari Gazzidis, Massara, Maldini. Forse ero un po' tentato di dare una stella in meno al Milan solo esclusivamente per un motivo, perché il Milan sta cambiando proprietà. Però tutto sommato non mi sento di togliere una stelletto, asterisco al Milan in questo caso, perché sinceramente anche se stanno cambiando proprietà credo che comunque, anzi il Milan sta dimostrando davvero di essere granitico, di essere davvero tutto insieme, così come l'Inter, quindi 5 stelle a tutte e due. Come vedete, vicinissime tutte e due. Allenatore qua io non do 5 stelle, ma do 4 stelle ad entrambi. Però, perché innanzitutto? Perché nessuno dei due ha vinto uno scudetto. Se ci fosse stato Ancelotti o Conte, allora quello gli scudetti loro li hanno vinti, avrei dato una stella in più. Però né Inzaghi né Pioli hanno vinto uno scudetto in più, sono tutte e due diciamo bianchi, verginelli per quanto riguarda gli scudetti. E adesso questo farà curriculum, farà carriera per loro, perché qua dovranno dimostrare se effettivamente sanno vincere o non vincere uno scudetto. Io vedo Pioli un po' più nervoso ultimamente, ma questo magari è un bene. Inzaghi è sempre nervoso, lo è sempre stato, quindi in fin dei conti si pareggiano le cose. Do anche qui 4 stelle l'uno, 4 stelline l'uno. Portiere, ecco qua c'è un leggero vantaggio del Milan secondo me. Io Handanovic, uno può essere anche affezionato all'uomo, al giocatore, al fatto che ha giocato tante partite con l'Inter, con noi da tantissimo tempo, il capitano, tutto quello che si vuole. Però sinceramente se fossi in parrocchia e dovrei scegliere un portiere da mettere nella mia squadra, in questo momento io sceglierei Maignan e non Handanovic, perché Maignan mi dà più sicurezza. Poi è vero, Handanovic ha preso pochi gol ultimamente, ma questo sta alla difesa che adesso andiamo a vedere. Quindi io dico 3 stellette per portiere Inter, 4 stellette portiere Milan. Difesa ragazzi, io qua 4 stellette li do all'Inter più che al Milan, addirittura ci potrebbe essere anche 5, un po' per scaramanzia non do 5 e 4 al Milan, do 4 e 3. La differenza c'è, un po' di differenza. L'Inter la vedo più granitica, più solida in quanto a difesa in questo momento rispetto al Milan. Il Milan sta ballicchiando ultimamente, ha ballicchiato con l'Inter, ha ballicchiato un po' con la Lazio, niente di che, siamo là. Infatti se mettete portiere e difesa sono uguali. Il blocco, diciamo, difensivo se la gioca allo stesso modo. Centrocampo.
Ecco, centrocampo vi stupirò un attimo. Io metto 4 stelle all'Inter e 4 stelle al Milan. Si dirà, sì, ma l'Inter, sai, a Brozovic, Çalhanoğlu, Barella, i giocatori più forti, c'ha Dumfries, Perisic, insomma, il centrocampo dell'Inter sembra più robusto. Però dopo pensi, sì, ma il Milan è primo in campionato, cioè è andato a vincere con la Lazio. Il Milan gioca da squadra e quindi non ci sono gli elementi che emergono, perché davvero gioca molto compatto. Questo è il punto, è il, tutto il merito va al centrocampo che fa da elastico fra l'attacco e la difesa, i vari Benasser, che sì, io un attimino meglio vedo l'Inter, però sinceramente metto 4-4 perché è questo che mi sento di poter dire, 4-4 centrocampo diciamo abbastanza equivalente. Attacco, ecco qui l'attacco no, qui l'attacco io qualcosa in più la do all'Inter, sta segnando con più facilità. 3 gol alla Roma, 3 gol al Milan, 3 gol allo Spezia, è come se si fosse sbloccato, sia Martinez, Zeko non tanto, ma Correa sta giocando bene, Brozovic incomincia a segnare, tutte queste cose, per cui lo so che Brozovic è centrocampo, però dico il gioco di attacco dell'Inter mi sembra un po' più pienotto e con più tiri, magari con meno tiri, però con più efficacia rispetto a quello del Milan, a cui do 3. Però come vedete fino a questo punto siamo davvero lì, non c'è una grande differenza. Recupero, quindi la partita Bologna-Inter. Ecco, io qua, e vi stupirò anche qui, do 4 stelle all'Inter e 5 al Milan. Dicevo, ma perché? Perché l'Inter è costretto a vincere. Qualsiasi altro risultato che non sia una vittoria sarà un trionfo per il Milan. Il Milan sarà messo lì, i tifosi del Milan saranno messi lì a aspettare che l'Inter scivoli su questa buccia e banana, perché tutti sappiamo che l'Inter in teoria le deve vincere tutte, se le ha vinte tutte praticamente prima in campionato, la sappiamo tutto, però la deve vincere. E questo è un mezzo problema, quindi 4 le stellette per quanto riguarda l'Inter, 5 stellette per quanto riguarda il Milan. 35esima giornata, Udinese, Inter, Milan, Fiorentina. Ecco qua io do 4 stellette all'Inter e 4 stellette alla Fiorentina, al Milan. Attenzione, li sto un po' regalando la stelletta in più al Milan, perché Milan-Fiorentina è una partita antipaticissima per il Milan. Solo che la Fiorentina l'ho visto un po' spento ultimamente, non sta giocando davvero bene. Mentre, il Milan secondo me ci può stare che possa vincere questa partita, adesso si sono, diciamo, sono un po' svegliati, come dire. E l'Inter a Udine, certo, l'Udinese è già salva, però l'Udinese è una squadra che gioca bene, là davanti Beto, Deulofeu, Molina, Wallace, i giocatori ce li ha, è sempre stata una trasferta antipatica questa. Metto 4 assolutamente, non metto 5, anzi ero tentato di mettere anche 3, e devo dire la verità, anche un po' per scaramanzia io metto 3, io lascio 3 per l'Inter. Questa è una trasferta che sembra facile perché quelli sono salvi, ma appunto perché sono salvi è antipatica. Metto 3 e 4 al Milan. 36esima giornata, Inter-Empoli, Verona-Milan. Ecco, Inter-Empoli qua metto 5 stellette, qua la devi vincere con l'Empoli. L'Empoli sta giocando malissimo, l'ha lasciata stare la partita col Napoli, aveva perso quasi, non vinceva da sempre praticamente, un Empoli che ha le gambe stanche, devo dare 5 come stellette. Mentre Verona-Milan è difficile, non difficile, è 4 stelle per il Milan, deve andare a vincere, probabilmente andrà a vincere. Il Verona però storicamente è un campo antipatico per il Milan, sempre, e queste cose contano nella storia del calcio, queste piccole cose contano, quindi io do 5 stelle all'Inter e 4 stelle al Milan. 37esima giornata, Cagliari-Inter, Milan-Atalanta. Qua io do 3 stelle a tutte e due, perché Cagliari sarà setato di punti perché deve salvarsi proprio in quei giorni lì, in quelle cose lì, in quella domenica lì, deve proprio salvarsi tutto il campionato, quindi scenderà con tutta la foga di questo mondo. L'Atalanta a sua volta invece sarà a lottare per l'Europa League ed è una squadra che fuori casa ha fatto benissimo, non bene, benissimo, e il Milan dentro casa non ha fatto tanto bene. Questa può essere davvero la partita decisiva, non nel turno, ma la partita decisiva Milan-Atalanta. Io comunque do 3 a tutte e due, do 3 stelle a tutte e due, quindi pericolo bello, bello tosto.
e dopo la 38esima giornata dove c'è Inter-Samp e Sassuolo-Milan. Togliamo subito Sassuolo-Milan perché sarà una vittoria tranquilla del Milan. Il Sassuolo non solo non chiederà nulla a questa partita, ma saranno giocatori che penseranno al calciomercato, saranno già lì pronti a cambiare casacca, insomma una partita davvero che il Milan va là e va a vincere. L'Inter invece incontrerà una Samp che deve salvarsi ancora, probabilmente, molto probabilmente, e quindi che farà la sua partita. Però la Samp è un po' scarsetta, un po' scarsetta, può succedere tutto, però sinceramente l'Inter è più forte. La Samp metterà il suo peso, il suo pubblico, e do 5 stelle all'Inter e 5 stelle al Milan, per un totale di 49 stelline l'uno. Quanto è equilibrato questo campionato, anche considerando il recupero. Adesso ragazzi, mettete mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, DiegoCTN08, commentate, leggo sempre i vostri commenti, però commentate, fatemi sapere anche voi, fate una cosa del genere, cioè stiamo lì un po' a darci compagnia, ecco, mi fate dei bei commenti dicendo no, secondo me invece questo, le stelline le metterei qua e le toglierei da là, tanto per stare un po' insieme, per aspettare queste partite. Detto questo ragazzi, alla prossima, ciao ciao.